La Maceratese supera 3-1 all'Elvia Recina di Macerata alla Jesina, allungando la sua serie positiva a 9 risultati utili consecutivi. Ma per vincere il derby la formazione di Favo ha dovuto davvero far ricorso a tutta la sua determinazione, la volontà, la voglia di vincere contro un'ottima Jesina che avrebbe meritato di più. Nonostante infatti l'1-2 tra Friene primo ed inizio secondo tempo, il team di Bacci ha giocato nella metà campo biancorossa fino alla fine, costringendo a grandi sofferenze i tifosi biancorossi. Maceratese che sicuramente ha risentito dell'assenza del suo faro ispiratore Borrelli in fase di rifornimento alle punte e dell'infortunio nella ripresa di Arcolai, leader difensivo fondamentale per questa squadra. Al resto ha pensato la Jesina arrembante che con una intelligente disposizione tattica e grande aggressività, soprattutto a centrocampo, ha obbligato la Maceratese ad una partita di grande sofferenza fino alla fine. Nel dopogara le opinioni dei due tecnici. Mister Favo, una vittoria 3-1 contro la Jesina, un derby di grande sofferenza, come era lecito anche attendersi per il valore dell'avversario, direi, no? Ma l'ho detto prima della partita, la Jesina è una buona squadra, lo dimostrano i 18 punti, lo dimostra la solidità dell'intelaiatura e io sapevo che il post partita con l'Ancona è sempre una partita ulteriormente difficile perché le squadre si adagiano un po', no, quando fanno dei risultati molto importanti. Sono contento della prestazione, sono contento della cattiveria agonistica, del volere il risultato. Abbiamo sofferto, ma siamo sempre in due. Onore alla Jesina che è veramente una buona squadra, lo dimostrano i suoi punti. Proseguiamo, abbiamo dato continuità al punto di Ancona e speriamo di domenica. Abbiamo una partita secondo me difficilissima, un altro derby con la Recanatese che ha cambiato allenatore, quindi non abbiamo neanche molti punti di riferimento. Onore agli avversari, partita molto vibrante, molto bella come tutti i derby. Quanto ha pesato l'assenza di Borrelli e poi nel finale quella di Arcolai? Il risultato dimostra che non ha pesato. Sappiamo tutti che sono dei giocatori bravi, ma quelli che hanno giocato penso che non li hanno fatti rimpiangere. Onore a chi c'era, non disdegnando quelli che erano assenti, ma credo che quelli che hanno giocato hanno fatto una buona gara. Ripeto, era una partita molto difficile perché secondo me questa Jesina rispetto al valore assoluto è una squadra ben organizzata e sottovalutata, quindi sicuramente è un gran risultato. 9 risultati utili consecutivi e terzo posto in campionato. La classifica in questo momento non la guardo perché mi piace il dopo partita godermelo un poco, in effetti poi pensiamo subito alla prossima e sicuramente i ragazzi stanno facendo molto bene, si parla molto sempre troppo di mercato, di tante cose. Io credo che questi ragazzi stanno dimostrando sul campo sia l'attaccamento che la voglia, la grinta, la cattiveria per poter continuare un bel campionato. Questa è la cosa più importante. Temevo molto questa partita perché, ripeto, in genere avendo allenato l'Ancona so che il dopo partita con l'Ancona per molte squadre si adagiano. Ho pressato molto su questa, la risposta è stata molto importante. Mister Francesco Bacci, tecnico della Jesina, al termine di una partita in cui credo abbiate un grande rammarico, perché onestamente una Jesina che avrebbe meritato molto di più. La Jesina che ho visto bene, abbiamo giocato bene, ho visto volontà nei giocatori, ho visto anche un bel gioco, siamo ripartiti bene con il pallone ai piedi, sono contento dei ragazzi, la partita è stata indirizzata in una maniera ben precisa, non dal vento, non dai giocatori in campo, in una direzione ben precisa come ho detto. Io devo fare i complimenti ai miei ragazzi, sono contento di questo, sono contento che sia stata una partita corretta dove ci sono stati solamente 10 ammoniti e un espulso e andiamo avanti così. Sentiamo dalle sue parole un po' di rammarico, no, per questa gara, per come è andata in tutta la sua totalità. Ah, ripeto, io ho visto una bella Jesina, senza nulla togliere a Maceratese, che è una grande squadra, ha fatto la sua bella partita. È stata una bella partita sotto tutti i punti di vista, penso che le persone si siano divertite, chi ha assistito a questa partita, non capita tutti i giorni di vedere una partita come questa. A me personalmente non mi capita spesso, per fortuna. A me è piaciuta la sua squadra anche dopo quell'1-2 che poteva battere chiunque, non avete mollato, anzi. La mia squadra ha carattere, ha dimostrato di averlo in tutte queste partite dalla prima ad oggi.
Purtroppo, come diceva lei, c'è molto rammarico perché al di là della prestazione i punti non sono arrivati. Anche dopo Sulmona abbiamo fatto un bel incasso di complimenti, però siamo ritornati a casa con 0 punti. Oggi lo stesso, però ripeto, quando la squadra dimostra di esserci in campo, contro vento non si va, insomma. Giornata tipicamente autunnale, buona cornice di pubblico all'Elvia Recina per un derby sempre molto sentito. Maceratese priva dell'acciaccato Borrelli, in attacco Ambrosini, Cavaliere e Gabrielloni. Jesina in maglia blu senza Berardi. Subito emozioni, dopo 49 secondi di gioco la Jesina crea scompiglio nell'area biancorossa, su calcio d'angolo la conclusione di Tombari, Leoncelli reclama a mano un penalty, l'arbitro fa cenno di proseguire. Sul rovesciamento di fronte al primo Cavaliere si presenta con un diagonale deviato in corner. Al sesto punizione della Jesina, conclusione di Mattia Cardinali e Turbacci si rifugia in corner. Al quindicesimo ci prova anche la Maceratese su corner, colpo di testa di Aquino che però non inquadra lo specchio della porta. Gioca meglio la formazione di Baci in questo avvio di partita, soprattutto a centrocampo. L'aggressività Jesina mette in difficoltà la Maceratese. Col passare dei minuti si sistema meglio la formazione di Favo a centrocampo, ma la manovra risulta lenta in fase di costruzione, soprattutto per merito della disposizione tattica della Jesina. Al 38esimo reclama anche la Maceratese per un presunto fallo di mano di un difensore ospite su un passaggio di Gabrielloni. L'arbitro fa proseguire tra le proteste biancorosse. 40esimo si rivede la Jesina in attacco con una conclusione minacciosa di Sebastianelli e palla che si perde sul fondo. Al 42esimo la Maceratese sblocca il punteggio, invenzione di Conti per Ambrosini, il cui cross sulla linea trova Gabrielloni, punto all'appuntamento per il tapin vincente. È l'1-0 che sblocca il derby e chiude il primo tempo sull'1-0 per la Maceratese, vantaggio preziosissimo per la formazione di Favo, visto anche l'andamento della partita. Ripresa ed arriva subito il penalty per la Maceratese per questo intervento in area su Ambrosini che per il signor Giranda Veraldi di Bari è calcio di rigore. Il penalty trasformato in maniera impeccabile da Cavaliere per il 2-0 locale. La Jesina reagisce con rabbia riversandosi nella metà campo maceratese. Maceratese che perde nel frattempo per infortunio Arcolai, pilastro difensivo. 12esimo, angolo di Mattia Cardinali, colpo di testa pericolosissimo di Sebastianelli. 13esimo, bella girata in area di Pierandrei, palla centrale bloccata da Turbacci. La Jesina colleziona corner in serie sul 9° tiro dalla bandierina. Al 15esimo Nicola Cardinali di testa trova la rete meritata per gli ospiti che riapre così la partita. 20esimo ci crede la Jesina, ancora azione importante con cross di Mattia Cardinali e colpo di testa alto di Pierandrei. Maceratesi in evidente difficoltà nel tentare di rompere il ritmo jesino e nel ripartire, stringe i denti la formazione biancorossa. Pericolosissima la Jesina al 38esimo, Pierandrei si presenta solo nell'area di rigore, recupero al limite di Benfatto in tackle, proteste Leoncelli, ma l'arbitro fa giocare ancora e fa proseguire l'azione allontanando poi per espulsione Sebastianelli. La Jesina rimane in 10 e non demorde. Al 45esimo Turbacci toglie la palla da sotto la traversa su conclusione di Marco Strappini. Sul capovolgimento di fronte al 46esimo, grande contropiede della Maceratese, Ambrosini per Donzelli che chiude così con il gol del 3-1, il più facile delle ripartenze. 3 punti fondamentali alla fine per la classifica della Maceratese, per il morale e per una vittoria contro un avversario di così grande valore. Vittoria che vale anche il 3° posto solitario della classifica. Nel dopogara le impressioni dei protagonisti a partire dal presidente della Jesina, Marco Polita. Sì, è una sconfitta incomprensibile, che penso che la Jesina sia stata sconfitta non dalla Maceratese ma dall'arbitro. Quindi io di solito alla fine della partita non parlo. In 30 anni di attività sportiva da dirigente devo dire che oggi per la prima volta sono rimasto sconcertato da queste scelte arbitrali. Quali episodi maggiormente recriminate? Il fatto che è stato tolto la Jesina a un rigore clamoroso all'ultimo minuto, che è stato dato uno alla Maceratese inesistente, e al primo minuto c'è stato tolto un rigore che al primo minuto della partita che ci poteva stare. Questi sono episodi clamorosi che chiaramente feriscono una società che fa tanti sacrifici e che invece riscontra invece una sconfitta dovuta, diciamo, a una direzione arbitrale incomprensibile. Oltre l'amarezza rimane comunque la buona prestazione di una squadra che sta dimostrando il suo valore in campo. Sì, ma l'amarezza, se la mettiamo in relazione alla buona prestazione, aumenta, non diminuisce, perché se avessimo perso meritatamente non avremmo avuto niente da ridire.
una sconfitta come questa fa sangue, insomma, sangue veramente, perché la squadra su un 2-0 dopo aver subito il secondo gol su un rigore inesistente ha reagito, aveva meritato il pareggio. Poi purtroppo c'è stato sono stati fattori esterni alla dinamica del gioco che hanno inciso e hanno condizionato il risultato. Turbaci, innanzitutto complimenti per la parata nel finale che ha salvato questa vittoria della Maceratese. Grazie, grazie. Raccontiamolo un po'. Ah, guarda, è partito su calcio d'angolo che sono uscito con i pugni e secondo me c'era anche un po' di carica, ho anticipato lentamente l'avversario, poi mi hanno buttato giù in 2-3, poi mi sono rialzato visto questa palla che arrivava all'indietro, con un passo indietro e sono andato e fortunatamente è andata bene. Una vittoria davvero soffertissima, ma una vittoria di grande valore contro un ottimo avversario. Sì, il primo tempo noi bene, abbiamo attaccato, abbiamo segnato, poi il secondo tempo siamo rientrati un po'... No, all'inizio no, perché siamo usciti subito a fare il secondo gol, poi dopo abbiamo abbassato i ritmi, siamo un po' deconcentrati e Esina è stata molto brava ad attaccarci. Poi fortunatamente dopo la fine abbiamo un po' reagito e abbiamo portato a casa il risultato. Senza di Borrelli è stata pesante, no? Forse in fase di costruzione proprio per il rifornimento alle punte. Sì, Davide è un grande giocatore, Davide, però anche Simone Cavaliere l'ha sostituito molto bene. Alla fine questa vittoria quanto vale anche in termini psicologici? Tantissimo, abbiamo dato fiducia all'ambiente e siamo contenti per questo. Adesso andiamo avanti e speriamo di fare sempre bene. Adesso c'è un'altra partita, un altro derby contro la Recanatese. Sì, adesso è un'altra dura battaglia contro l'Ancona, è facile andare a giocare, il Simone li trovi da solo, grande stadio, grande squadra. Adesso però anche con la Recanatese sarà una grande battaglia e cercheremo di portare a casa il risultato. Intanto prosegue questa striscia consecutiva, 9 risultati utili, questo è un segnale davvero importante di continuità. Sì, sì, siamo molto contenti, cerchiamo di andare avanti il più possibile avanti così e niente, ce la mettiamo tutta.